La morte di un sogno. Correva l'anno 1960. Alla fine degli anni 50, Adriano Olivetti è all'apice del suo successo. Si spinge perfino a comprare la Underwood, la prima industria americana di macchine da scrivere. La sua azienda è ormai un colosso. I dipendenti sono 36.000, la metà all'estero. Ma il 27 febbraio del 1960, mentre si trova sul treno che va da Milano a Losanna, Olivetti, a 59 anni, viene colto da un infarto e muore. Qualcuno parla di omicidio, ipotesi rafforzata dalla morte appena un anno più tardi, in un incidente automobilistico dalle dinamiche poco chiare, dello stesso Mario Chu, la mente dietro l'intero compartimento elettronico dell'azienda.